Buonasera a tutti, insomma un benvenuto a tutti. Noi abbiamo voluto questa serata soprattutto per conoscere i nuovi giocatori della Serie C che non conoscevamo, tranne qualcuno, e per dare anche voce a quella che ormai è diventato un costo importante del circolo, il tennis, la scuola tennis e tutte quelle che sono le attività legate al tennis. Io voglio ringraziare tutti quanti voi per essere qui e ringraziare per quello che fate per il circolo, perché lo rappresentate degnamente. Quest'anno noi vorremmo fare delle cose serie, soprattutto con la squadra di Serie C e senza ovviamente dimenticare le altre squadre, ma noi speriamo proprio di andare in Serie B, quindi noi faremo questo sforzo perché il circolo tira a volo si merita una grande squadra e la costruiremo piano piano con un progetto ben definito. Ci saranno anche altre attività e ci sarà soprattutto il ricordo di un nostro amico che purtroppo non c'è più, al quale abbiamo intitolato un campo, ma che vogliamo ricordare sempre con delle iniziative. E sono sicuro che a tutti quanti noi e a tutti quanti voi farà piacere tutto questo. Quindi vi auguro un buon lavoro e soprattutto vi auguro di rappresentare sempre degnamente il circolo tira a volo. Ne vale la pena. Grazie. Adesso do la parola a Francesco Napolitano, che è il nostro rappresentante del tennis. Allenatevi. Vabbè, questo va bene. Perché siamo una manica di pippe. Va bene, allora già detto Fausto tante cose, però prima di dare la parola a Fanano, che è il nostro direttore tecnico e responsabile della squadra agonistica di Serie C, che ci illustrerà dal punto di vista tecnico le novità più importanti della nuova stagione, invece un breve cenno alle attività che invece il circolo vuole dare sul tennis ai soci e ai collaboratori di Tiro a Volo Sport, tutto lo staff della scuola addestramento tennis. Ha già detto Fausto, abbiamo grandi progetti, la squadra di Serie C vogliamo che si impegni come sempre ha fatto, però per raggiungere l'obiettivo della promozione in Serie B, anche perché devo dire la verità che c'è una squadra di Serie D1 agguerritissima quest'anno, certo, con gli amici Vittorio, Tommaso, soci del nostro circolo, ma con i grandissimi Mariella, Gionfrido, Dumitrache, Contini, Leo Palma, che Meoli, che se vuole giocare, secondo me se rischia di andare in Serie C, quindi dovete andare in Serie B, ragazzi, se no l'anno prossimo ci facciamo un derby in Serie C, è bruttissimo. Così come la squadra di Serie D, di 3 o di 4? Di 3. Di 3, perché di 4 o di 3? Perché vi... Cioè che non è la vitamina D, attenzione, no, perché questi... No. La squadra di 3 di tutti, la di 3 di tutti i soci, Gaetano, Fabio, Fabrizio, Eugenio, mi sto dimenticando Danilo, qualcuno, Danilo Volterrani, De Santis, non diciamo manco la partita, Davide De Santis, squadra agguerritissima, nonché il nostro vivaio che va cresciuto perché gli under sono fondamentali e ci sarà una squadra agonistica di 4 SAT. Sì. Sì. E qui presente, eccola qua, Sarteri, Badò, Di Sante, Ceci e Minicelli, poi ce li presenterai. Sì, eccoli là. Poi ce li presenterai. Detto questo, gli obiettivi sono questi. Non questi, questo, andare è in Serie B. Ragazzi, non scherziamo con le cose serie. E adesso Marco, magari presentaci gli innesti che ci hai suggerito di mettere nella squadra. Prego. Eccoci, allora intanto ciao a tutti. No, volevo soltanto fare un cappello iniziale che è brevissimo, che è la prima volta in 25 anni che il circolo fa una presentazione della nostra attività agonistica. Significa che qualche cosa, secondo me, si sta non muovendo, ma ho visto tutti in pole position, quindi se noi abbiamo i nostri dirigenti che vogliono creare qualcosa, al di là delle feste dello sport che sono magnifiche, però questa è un po' una serata che io sono venuto i tennisti, è una serata squisitamente tecnica, come si fanno a Parioli, a Aniene, al circo come il nostro,
Eccola qui, quindi ci siamo, intanto siamo noi, quindi noi siamo il settore tennis. Che dire, partendo dalla squadra dei più piccini, cioè nel senso i nostri allievi, non solo miei ma anche quelli dei maestri della scuola di tennis che vedo tutti qui presenti, abbiamo voluto fortemente creare una squadra fatta di ragazzi, oltre ai campionati giovanili, perché quelli già li facciamo. Sono 20 anni che partecipiamo sempre almeno a 3 o 4 competizioni giovanili con le squadre, come da programmazione federale. Quest'anno invece facciamo anche l'inserimento nelle serie quelle un pochino più blasonate, un pochino più impegnative, quindi i ragazzi, i 4, 5, 6 ragazzi, quanti sono, iniziano quest'anno a vestire veramente i colori del giravolo e a partecipare al gradino più basso delle competizioni con la squadra serie. Dopodiché c'è la squadra ovviamente di D3 fatta da c'è una parte sociale, saliamo ancora con una parte sociale mista un pochino tra maestri, istruttori, ex giocatori, volenterosi, però lì il livello inizia a salire di molto, quindi che è la D1, della quale Francesco, che è il nostro diciamo fiduciario del settore tennis, fa degnamente parte. E poi la squadra di punta, nella squadra di punta che è la Serie C, quest'anno il circolo mi ha affidato il compito, che a me è piacevole, no, per carità, magari me l'ha affidato tutti gli anni, però diciamo che quest'anno c'è proprio la volontà di salire, di provare ad andare nella categoria superiore. Ricordo a tutti, presenti e non presenti, che noi già c'eravamo in Serie B, capito? Ma è stato soltanto un problema di nuove strutture architettoniche e logistiche che purtroppo abbiamo poi dovuto rinunciare al campionato. Quest'anno vogliamo riprendere quello che nessuno ci ha tolto, perché siamo ancora imbattuti, quindi che abbiamo lasciato. Ecco perché i nuovi acquisti, Max Capone, che se si alza in piedi, non troppo, se no sbatti la testa al soffitto. Ecco. Finalmente sarà l'unico avversario che potrà guardare dall'alto in basso i nostri avversari, cosa che fino adesso non è mai capitato, perché ci avanzavamo tutti la testa. Abbiamo anche contattato, e acquistare è un termine calcistico, però io lo utilizzerei anche nel settore tennis, abbiamo acquistato anche Mikhail Pervolarakis, che è un giocatore numero 680 ATP, che farà parte della nostra squadra, verrà a giocare 4 o 5 partite a secondo poi il girone e le scelte, quelle che si opteranno insieme al consiglio direttivo. Io qui ho chiuso, perché poi le presentazioni, magari delle foto con i ragazzi, se volete io faccio venire squadra per squadra, certo. Faccio venire. Allora partiamo dalla D4 dei miei piccini. Allora venite tutti qua, la squadra che è praticamente esatto. Ragazzi, comunque hanno già vinto per l'eleganza. Cioè, volevate mettere in dubbio che le squadre di Fanano cioè, guarda chi sono, cioè, vi manca solo una racchetta, quella no, però no, posso dire una cosa, diciamo che su questa squadra possiamo ben sperare che con un grande sacrificio, una grande voglia, una grande abnegazione, una grande capacità di sofferenza, tra qualche anno potremo avere un vivaio che ci permette di acquistare molto di meno, certo. E godere delle realtà che noi abbiamo invece all'interno della nostra casa. Non sono lontani, neanche lontanissimi e manco vicini. Dovete lavorare un po', insomma, siete tra la quarta e la terza categoria. Io penso che se ci credete a quello che fate e se mantenete la costanza, la voglia e l'allegria di fare questo sport, io penso che nessuno ha dei limiti fisici per non entrare in una seconda categoria, e quindi io vi auguro veramente tutto il bene possibile, continuate a frequentare il tiravolo. Adesso vi presento, sono troppo lungo, e adesso i nomi però li dite voi, perché è più carino. Matteo Minnicelli. Bravo. Andrea Di Sante. Francesco Badò. Vittorio Sarperi. Gabriele Ceci. Ecco, un applauso.
bocca al lupo. Grazie. Sì, ebbene, io parlo adesso la, di tre sociale. Gaetano, 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 dai, Gaetano, Fabio, Fabrizio, no, Maurizio. Nell'occasione non c'è. Vabbè, non c'è, non ci sono gli altri. Vabbè, intanto presenta chi c'è. I presenti c'è, che sono gli altri. Siamo lì, ma siamo anche altri, perché ci andavo il nuovo innesto, Carmine, sono infortunati in realtà. Roberto. Manca anche il Polino, manca la volta, sono infortunati, però noi siamo pure quelli che facciamo la Coppa Gabbiani, dobbiamo dimenticare, Maurizio che non è stato inserito, ma non so se Betta lo può inserire, non so se si può fare, e quindi speriamo di quest'anno di essere promossi in D2, perché l'anno scorso effettivamente siete stati retrocessi di qua, diciamo, diciamo, cioè, cioè, non è vero, gente è forte qua la squadra vostra, cioè, la gente dice ma che c'è la D6, no, sono sempre in D3 perché il tiravolo chiama, dice no guarda sono retrocessi, ma non è vero, però non sono bravi, metteteli in D3, Lucio lo sa che non siamo retrocessi, Lucio può confermare che non siamo retrocessi, no, quindi siamo in D3, soprattutto andate a giocare le partite, ma ecco quello è dirlo a qualcuno qua presente. Va bene, speriamo insomma di dare soddisfazione, esatto, al circolo, vincendo qualche partita, perché adesso insomma non abbiamo vinto neanche un po' anni, purtroppo qualcuno mi sbaglio, è diventato 4-6 Rubolino, sì, Rubolino è 4-6. Grazie a tutti, applauso. Continuare a presentare le squadre bolognese, devo dire la verità, un ringraziamento vero al nostro coach tecnico che è Luciani e alla nostra preparatrice atletica che è Elisabetta Masta, e grazie ai loro consigli tecnici e atletici quest'anno ci hanno promesso che fanno sul serio. Abbiamo già iniziato, io per fortuna oggi avevo una seduta di laurea, quindi riesco a camminare bene. Leo, Tommaso, Vittorio, gli amici della Beppe, della D1. Beppe, io rimanderei da dove è venuto, onestamente. Io non ho capito se Meoli ci dice sempre, scrivetemi che venga a fare il doppio e poi non viene mai. Vieni. Abbiamo fatto un altro acquisto in diretta. Eccoci. E noi siamo parte della D1, mancano Moreno e Antonio. Antonio, calma, mancava l'unico che si può permettere di guardare negli occhi, Max Capone. Guarda che bello lui, e devo dire la verità, non so se sul veloce è competitivo Contini, perché Contini sul veloce è competitivo. Non lo prendere in giro, che usa anche il sacco. Non lo prendere in giro, che usa il sacco. Ciao. Grazie. Non lo tocco, voglio rispondere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Adesso in realtà quando noi giochiamo in casa abbiamo un gag di eccezione che è Renato Pinto, che ci aiuta e ci assiste. Io chiamerei i maestri qui presenti, tutti i maestri. Allora io direi, dato che è importante, come vedete il movimento del tennis sta salendo, la squadra di tre, noi che siamo in D1 siamo cresciuti, perché grazie allo staff della scuola addestramento tennis che Marco ci ha negli ultimi anni inserito molto bene nel circolo, io direi che Renato, Enrico, Alessandro, Deborah, chi c'è? Che non vedo altri maestri, c'è Valerio, il nuovo preparatore atletico della squadra, se venite così, manca Alex. Alex sta facendo la doccia, dai. Lezione. Non vedi, c'è proprio i capelli alla Ibra, proprio qua la Ibra. Elisabetta, vieni subito.
Allora, dato che noi abbiamo grandi progetti sul tennis e non lo diciamo, però glielo cominciamo a dire ai nostri collaboratori, istruttori, l'anno prossimo, con la speranza che noi abbiamo, riusciamo a perseguire i nostri obiettivi e quindi si creano maggiori spazi, vorremmo che la nostra squadra sia una squadra esclusiva del tiro a volo, cioè quindi cominciate a pensare di lavorare solo da noi e non in altre parti. Perché gli spazi ci saranno e speriamo. Di avere maggiori possibilità di farvi lavorare con serenità e tranquillità e con soddisfazione reciproca. È una cosa bella che puoi fare. Bellissimo, che facciamo una cosa. Lui l'ha detto, l'ha detto con un tono quasi minaccioso. È una cosa bella. Bellissimo. C'era una piccola sua di enfasi. È un professore universitario. Molto bene. Staff. Mi raccomando, fate quando adesso poi vi dovremo catechizzare su come impartire lezioni individuali ai nostri amici soci, fateli crescere perché vogliamo l'anno prossimo che ci siano più soci che vogliano fare attività agonistica, si vogliano cimentare sui nostri campi e quindi sta a voi farli crescere, come avete fatto crescere noi che stiamo qui con noi. Che avete superato anche i maestri. Molto bene. Bene, grazie. Lo dico soprattutto per i ragazzi della SAT, perché queste cinque persone sono dei giocatori veri, questi sono veramente dei giocatori, al di là di Max che è stato penso 500 del mondo, siamo su quella, esatto, cioè ha giocato con Federer, Lucio ha scambiato, è stato sparring partner di Djokovic agli ultimi internazionali, quindi non stiamo vendendo fumo, stiamo cercando di andare veramente in alto. Per i ragazzi, loro sono il vostro esempio, cioè capito? Infatti adesso che inizieremo e inizieranno gli allenamenti, dovete venire a vedere come si gioca a tennis, cioè con che sforzo anche fisico. Noi pensiamo che il tennis sia soltanto così, ascolta di tennis, facciamo un'ora, un paio di volte alla settimana, abbiamo giocato a tennis. Se voi vedete come giocano loro, voi capite quello che dovreste fare. Mi dilungo troppo. Gabriele Camilli è stato uno dei migliori acquisti degli ultimi anni, secondo me. È un ragazzo che ha creduto lui nel circolo, ma il circolo ha anche creduto in lui. Fa attività internazionale, è penso nella top 100 under 16, quindi sei entrato nella top 100 under 16, nelle top 100 significa che è uno dei migliori 100 giocatori al mondo, non del condominio, al mondo under 16. Bravo. Ha fatto una scelta di vita, continua ad andare all'estero, fare dei tornei, intanto studia, si allena tutti i giorni 3-4 ore, questo è l'antefatto. Jacopo Gribling, altro acquisto importante, giocatore solido, ma si deve ancora sperimentare su partite hard. Quest'anno comunque ci ha dato una soddisfazione vincendo un paio di incontri che erano veramente veramente tosti. Lo rivogliamo quest'anno, è confermatissimo. Jacopo, presentati da solo, ma l'ho fatto io. Jacopo Gribling, classifica quest'anno, Jacopo 2-5. Lucio, che ha quasi intrapreso una carriera di maestro di tennis, ma io lo considero più giocatore perché ormai ci abbiamo tante battaglie. No, quando maestro non appartiene a noi. Vabbè, ma noi, beh, io confido che poi magari negli anni a venire faccia parte del team. Cioè, ci vogliono soltanto più campi. Se abbiamo più campi si fanno un sacco di cose con Lucio. Con Lucio abbiamo diviso tante battaglie, non mai litigando, ma scontrandoci con tantissimi avversari. Siamo partiti la mattina alle 6, siamo ritornati a mezzanotte, stanchi, sudati, vedi l'anno scorso, e 2 anni fa, capito? Io e lui in macchina che guida come matto, perché io non ce l'avevo più in macchina con lui.
mai più, cioè guida parlando al telefono, guidando con un ginocchio e cambiando con la quarta, non so quanti mani c'ha, cambiando con la quarta mano la cassetta. Oh, io sono rimasto di cassette, manco il CD. Aloisi, il grande, il piccolo grande uomo, con lui abbiamo fatto veramente un salto di qualità, perché l'anno scorso abbiamo rischiato veramente, penso, di andare in Serie B se non si infortunava, perché c'è un brutto vizio: gli piace talmente tanto giocare a tennis che lui dopo la Serie C se va a fare altri 3-4 tornei, ma non nella settimana, nello stesso giorno. Quest'anno il circolo gli ha assolutamente proibito di fare qualsiasi tipo di competizione, cioè un po' giocare manco a risico un po' giocare nelle tre ore precedenti il match, perché è esagerato. Comunque bravissimo, grazie Andrea, un grande giocatore. Massimiliano, lui è il nuovo acquisto, amico di Andrea, amico di tutti, però la presentazione la fa lui adesso. Senti, io ho finito, ho parlato pure troppo. Allora, innanzitutto grazie a tutti per l'accoglienza. Vedo che ci sono molti obiettivi comunque a breve e a lungo termine. Speriamo di rispettare il primo, che è quello di passare dalla Serie C alla Serie B. Sicuramente ci metteremo il massimo. Comunque vedo che tutti i ragazzi sono molto motivati. Insomma, è un impegno che abbiamo preso e cercheremo sicuramente di portarlo a termine, perché è una delle cose più importanti che facciamo da sempre. Quindi faremo di tutto per avere questa promozione, per raggiungere questa promozione. Speriamo sia la prima di una lunga serie, anche se poi sarebbero tre promozioni importanti. Certo, bravo. Adesso Marco, tu che hai il compito di guidarli, quindi onore e responsabilità, perché poi noi diciamo andiamo in Serie B, poi se non si va in Serie B paga sempre l'allenatore. Sempre l'allenatore, esonerato. È per responsabilizzarti un po', Zamparini, facciamo un Zamparini. Quindi sentiti un po' di peso sulle spalle. Quindi mi date un sacco di soldi, però se c'è. Senza peso, leggero. No, va bene. Senti, mentre invece, parlando prima, mi è venuta in mente un'idea estemporanea, quindi te la getto qui, perché loro sono quasi tutti professionisti del tennis, anche se Luciani dice che è il collega tuo, fa un altro mestiere, però io lo considero ancora un giocatore semiprofessionista. Invece, e si allenano loro nei loro campi, con i loro sparring, però sarebbe bello che vi allenaste nel nostro circolo e i ragazzi della SAT, i soci, potessero avere il piacere di vederli giocare, allenare per vedere bel tennis. Certo, quando non è occupato da Mungari, certo, ovviamente dovremmo metterci, dovremmo inibire Mungari alla quarta ora di tennis. La medaglia, ci abbiamo Mungari che sta sui campi 12 ore al giorno. Quindi poi un ultimo sogno che ce l'abbiamo noi condiviso, che è approfittando di Deborah, che è una gran fior di giocatrice, noi vorremmo fare anche la squadra femminile. E quindi dobbiamo, quest'anno non ci riusciremo, però l'anno prossimo, se tutti i progetti vanno come devono andare, ci lavoreremo. Alessandro Pellegrino mi sembra che si stia con i capelli, si sta candidando a giocare della squadra femminile. Gaetano Ibra, ce la dica per lui. Molto bene, allora ragazzi, in bocca al lupo. Noi quando Betta ci ha chiamato per chiedere se volevamo partecipare alla Gabbiani, alla Coppa Gabbiani, che è partita domenica scorsa, anche se poi è piovuta, in realtà non potevamo dire di no, perché non potevamo esimerci a questo rompo, perché purtroppo l'anno scorso noi abbiamo perso un nostro amico, e dire poco in realtà, un socio, ma è un amico carissimo a cui abbiamo anche dedicato il campo numero 2. E ci siamo voluti scrivere fortemente, perché proprio per onorare lui, la sua memoria, anche se non riusciremo a vincere come faceva lui, però diciamo che la Coppa Gabbiani noi l'abbiamo voluta dedicare non solo
a lui come in generale, ma anche facendo proprio grazie all'aiuto di Marco che ci ha aiutato a fare le magliette. E sulla maglietta c'è proprio scritto Antonio Valora Team. Tutti noi del consiglio direttivo ci abbiamo tenuto veramente tanto a questo, perché insomma in memoria, e proprio per questo abbiamo anche fatto due magliette, una per Monica e una per Nicole, che adesso ti consegniamo, anche se Nicole non sta qua. No, Nicole è a studiare purtroppo. Esatto. Questa è per Monica, sì, e quella è per Nicole. Perché è come stare in famiglia, la maglietta la apriamo, è il minimo che potevamo fare. Molto emozionante, sì. Però è anche molto bello, quindi grazie a tutti. Perché era l'unico che vinceva, tu, Maria. Lui è sempre stato molto testardo nel raggiungere gli obiettivi di qualsiasi tipo. Quindi Antonio, tra l'altro, penso che la coppia Gabbiani si sia fatta solo perché era la voleva. Sì, Francesco, lo sa Betta perché non l'ha chiesto. Detto. Io seguivo un po' a distanza, però insomma il coinvolgimento lo conosco bene, quindi la vorrei far vedere. Sì, ecco, grazie.